siamo arrivati a Covent Garden, vi faccio vedere un po' la zona. Io volevo andare a vedere la profumeria di Charlotte Tilbury. Qui siamo all'interno della struttura di Covent Garden e spesso ci sono questi spettacoli. E adesso scendiamo sotto perché voglio farvi vedere questo negozietto, Sasse Belle. Se venite a Londra sicuramente farete un giro a Covent Garden e io vi consiglio di venire qui in questo negozio perché è pieno di oggettini e decorazioni e cose di cartoleria. Sono tutte cose carinissime e possono essere carine per voi ma anche per fare un regalino, quindi se volete riportare un souvenir un po' particolare da Londra fate un giretto in questo negozio. Io tutte le volte che capito appunto a Covent Garden devo entrarci. Qui ci sono appunto queste mattonelle con delle che poi sarebbero dei sottobicchieri con frasi carine, qua le tazze con gli animaletti e poi vabbè ci sono anche dei piccoli gioiellini, qua ci sono i bicchieri. Questi bicchieri in verità sono più che altro decorativi perché non si possono mettere in lavastoviglie e ho visto che la decorazione insomma si stacca facilmente, quindi forse questi non ve li consiglio. Anche se sono molto belli da vedere. Qua ci sono tutti questi cuoricini che si possono appendere, insomma sono delle decorazioni shabby chic, per così dire. Poi ci sono i cuscini, questi cuscini sono bellissimi, io volevo comprare qualcosa ma poi siccome ero in giro non mi andava di portarmi dietro insomma una busta troppo ingombrante, però la prossima volta prenderò un cuscino. Continuiamo la nostra passeggiatina. In questa via ci sono un po' di profumerie interessanti perché c'è Body Shop, poi c'è la MAC, c'è Boots, c'è Kiko e finalmente c'è anche Charlotte Tilbury, dove tanto volevo andare. Charlotte Tilbury, appunto questo store a Covent Garden, è una famosa make-up artist, ha collaborato con tante riviste di moda e con molti attori e attrici di Hollywood. Qui siamo all'interno del negozio, dello store, sembra di essere nel camerino di una diva famosa degli anni ruggenti, tutto è molto luminoso e anche ricercato. Ecco, qui sono tutti, ci sono tutti i prodotti appunto della gamma di Charlotte Tilbury e al piano di sotto c'è il boudoir, qui vedete la foto col divanetto rosso ed è un posto dove potete a pagamento incontrare i make-up artist, avere un trucco personalizzato, loro vi spiegano i trucchetti insomma per avere una pelle perfetta e vi danno anche dei consigli su tutte le creme da utilizzare. E qui invece ci sono c'è una combinazione di trucchi. Sono trucchi per gli occhi, trucchi per il viso e per le labbra, sono delle combinazioni scelte dalla stessa Tilbury e i nomi appunto di queste combinazioni si ispirano a film famosi. Qua vi faccio vedere poi appunto tutti i vari fondotinta e insomma tutte le cose che potete trovare nello store. E poi mi hanno detto che adesso vengono lanciati dei prodotti nuovi, ovvero il 18 aprile troverete anche l'Instant Palette, che è una palette con una combinazione di terre e di prodotti per gli occhi, in modo che vi consente insomma, di fare un make-up veloce ed effetto. Poi a maggio uscirà il Legendary Lashes, ovvero il mascara, il nuovo mascara di Charlotte Tilbury, io sicuramente andrò a dare un'occhiata. E poi a giugno Hot Lips, una nuova collezione di rossetti. Io naturalmente sono stata individuata subito, intercettata da una truccatrice che mi ha fatto provare qualcosa. Eccomi qua, trasformata perché dentro una truccatrice mi ha voluto far provare per forza il rossetto e poi mi ha
truccato anche gli occhi un pochino e ho comprato naturalmente qualcosa, poi vi farò vedere. No, adesso c'è un po' di occhiaie oggi, si notano parecchio, vero? E adesso sono dentro lo store di Melissa, questo brand che firma delle scarpe plasticose molto moderne, e le scarpe qui in questo spazio sono inserite all'interno di una sorta di installazioni, e qua per esempio è una specie di acquario. Ecco, troviamo questi stivaletti e queste ballerine con questi appunto colori molto pop, che sono le scarpe per i bimbi. Carine. Vi dicevo, il marchio è Melissa, è un marchio brasiliano e c'è questo enorme store proprio a Covent Garden. Le scarpe sono, come vi dicevo, di plastica all'esterno, però all'interno non sono di plastica. In questo modo il piede può respirare e sono appunto delle scarpe molto comode. A me sono piaciute molto, soprattutto quelle con gli Swarovski. Adesso vi farò vedere. Questa è la collezione estiva. E queste qui sono quelle con gli Swarovski, fanno molto scarpina di Cenerentola, ma ce n'erano veramente tante con gli Swarovski, molto carine per l'estate. Qui sono davanti alla vetrina di Kate Spade, peccato che il negozio fosse chiuso, volevo tanto entrare perché io sono fan delle borsette di questo marchio, che poi di New York, sono delle borsette carinissime, ma anche i vestiti sono troppo belli. Ho visto che ci sono tante di queste camicie con il fiocchetto, questa è una bianca ma ce ne sono di diverse fantasie e secondo me sono proprio belle belle per l'estate. Qui insomma io rimango a guardare i vestitini e poi ci sono delle borse che mi hanno colpito tanto perché sono fatte queste qui a mo' di alveare oppure di apetta, troppo carine. Vicino proprio a questo negozio c'è un altro store, eccolo qui, questo, ed è una gioielleria particolarissima. Questi sono dei gioielli ispirati ai dolcetti e alla cultura pop manga giapponese. Sono veramente simpaticissimi. Poi vabbè, ci sono gattini, pupazzetti vari, tutte queste cose un po' pazzerelle, ma particolari. E poi vabbè, naturalmente ci sono anche i gioielli tra virgolette più seri, che sono bellissimi. Io ogni volta che passo in questa via mi fermo a vedere appunto i gioielli di questo negozio e poi i vestiti della Spade. Poi faccio una tappa in gelateria. Allora, se vi trovate a Covent Garden andate a prendere il gelato qui da Gelatorino, sono gelati artigianali italiani e questi sono a forma di sushi, sono veramente ottimi. E quindi poi arriviamo alla sera, insomma, si cena presto, quindi un aperitivo, e sono stata a mangiare qualcosa da Burger e Lobster, ed è un ristorante dove vi servono appunto l'hamburger e la lobster, la ragosta. Qui sono io che mi metto il bavaglio, perché mi forniscono questo cavallino per mangiare e non sporcarvi, e questo è il mio piatto, cioè appunto la ragosta e un super hamburger. A me questa accoppiata hamburger ragosta non piace, la prossima volta prenderò solo la ragosta, che era buona, però questa combo è assurda. Ok, il nostro giretto termina qua, io sono arrivata al treno, che in verità sta partendo, quindi me la prendo con comodo, prenderò l'altro, e spero che questo giretto vi sia piaciuto.